nei primi 10 mesi dell'amministrazione verranno apportate importanti modifiche alle norme attuative, soprattutto nelle previsioni che di fatto limitano i cittadini nelle possibilità edificatorie di base. Verranno avviate idonee azioni per la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse, recupero e riqualificazione dei centri storici ed individuazione di aree verdi attrezzate ad essi adiacenti. Nei primi mesi verranno avviati accordi intercomunali per l'allocazione congiunta di infrastrutture territoriali di interesse e per il censimento dei terreni e dei fabbricati comunali con possibile programma di alienazione e concessioni. Dopo circa 20 anni di grandi investimenti materiali ed immateriali, il quartiere fieristico negli ultimi 5 anni ha del tutto annullato la propria vocazione, ridotto a deposito di attrezzi e beni comunali. Nei primi 10 mesi di amministrazione si punterà all'istituzione dell'ente fiera con il diretto coinvolgimento di altri comuni, del Parco Nazionale del Cilento, della provincia e della regione Campania. Il commercio rappresenta un settore fondamentale per la nostra città. Si punterà con forza alla creazione del brand territoriale e strategico, capace di mettere a rete e unificare da un punto di vista del marketing, della pubblicità, della promozione e dell'organizzazione le attività commerciali presenti sul territorio. Nel settore del turismo si punterà con forza al turismo di formazione per accogliere gli studenti della nostra regione, delle altre regioni d'Italia e degli altri paesi, per scoprire il parco nelle sue originalità e la dieta mediterranea. Nei primi 10 mesi di governo verrà istituito il Parco Europrogetti Territoriale, da utilizzare per tutti i bandi comunitari. La misura consentirà, attraverso una selezione di tecnici con procedure trasparenti e certe e secondo criteri legati al merito e alla creatività, di recepire al meglio le direttive dell'Unione Europea e di puntare su progetti ed opere realmente strategiche non solo per la nostra città ma per l'intero comprensorio. Saranno favoriti progetti integrati di riqualificazione e gestione territoriale, incentivi per nuove start-up a favore di giovani neodiplomati e laureati, in particolare puntando sul polo della biodiversità nel campo dell'ambiente, dell'agricoltura e del turismo.